Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo ad occuparci del gasdotto Snam e della centrale di decompressione che dovrebbe essere costruita in Valle Peligna e andiamo a sentire le parole del sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, che ieri ha formalizzato le sue dimissioni da primo cittadino e che domani andrà ad incontrare il premier Gentiloni, a cui riconsegnerà la fascia da sindaco. La richiesta della Casini è quella di stoppare l'iter che riguarda la realizzazione della centrale nel territorio Peligno. Vediamo insieme l'intervista realizzata da Paolo Renzetti. Sindaco, quali sono i motivi che l'hanno portata a presentare le dimissioni da primo cittadino di Sulmona? Un'opera particolarmente impattante, collegata all'opera del metanodotto della rete gas Adriatica, che da Brindisi fino a Minervio percorrerà circa 700 km di tutto l'asse appenninico, aree fortemente sismiche. La nostra è un'area in cui incidono ben tre faglie, estremamente pericolosa, un'area di grande valore naturalistico, quindi quest'opera porterà dei grossissimi danni e farà sostenere dei pesantissimi costi ad una comunità oggi in grande difficoltà. Ecco, tutto questo è inaccettabile che un governo prenda decisioni passando sopra la testa delle comunità locali, non ascoltando un sindaco che è l'espressione della cittadinanza che rappresenta, e un sindaco quindi non ha strumenti per poter decidere e poter portare avanti quelle che sono le identità, le azioni di sviluppo del proprio territorio. Quindi questo mio atto è stato un estremo atto di protesta contro proprio un sistema che oggi decide opere di questa natura contro un territorio e senza concordarla con il sindaco del territorio stesso. Al momento, ad oggi, si tratta di dimissioni irrevocabili. Cosa dovrebbe a questo punto accadere domani affinché lei possa recedere da questa decisione? Domani andrò a Roma perché spero di poter parlare direttamente con il Premier e sapere da lui, chiedergli formalmente di revocare questa decisione. Molti parlano di dimissioni di pancia, dimissioni arrivate così all'improvviso. Lei ha letto le carte, ha visto quali sono le prescrizioni di questo progetto? Le carte sono disponibili ormai da anni, come le dicevo, sono procedimenti che stanno andando avanti da anni. Intorno a me, grazie anche a questo mio gesto, sto ricevendo veramente manifestazioni di solidarietà e di sostegno non solo da questo territorio, ma anche dalla Puglia, dall'Emilia Romagna. Insomma, intorno a quest'opera c'è un corale no. Le opposizioni regionali dicono, vi accusano di esservi mossi troppo in ritardo. Qual è il suo pensiero a proposito? Le opposizioni regionali sono le stesse che forse qualche anno fa governavano la regione Abruzzo e qualche anno fa, per esempio nel 2011, hanno consentito che si approvasse il decreto di autorizzazione della VIA senza neanche fornire un parere e disertando anche le conferenze dei servizi. Qui purtroppo le responsabilità sono veramente molto diffuse, sono diffuse e sono attribuibili veramente a tutti i colori politici. Quindi io mi guarderei bene oggi da strumentalizzare e fare polemica su una vicenda così grave e così importante per questo territorio e per l'intera regione Abruzzo. Andiamo avanti con la politica regionale perché questa mattina c'è stata una conferenza stampa del presidente della Giunta Luciano D'Alfonso che ha annunciato l'arrivo in Abruzzo di 7 milioni di euro per 11 progetti, soldi stanziati dal CIPE e che saranno destinati soprattutto all'edilizia scolastica. D'Alfonso ha anche parlato della vicenda del gasdotto Snam in Valle Peligna, ribadendo la sostanziale contrarietà della regione Abruzzo all'opera e ha indicato due percorsi paralleli, l'azione politica di persuasione sul governo e dall'altro lato il ricorso al TAR e dunque le vie legali. Sentiamo il servizio.
Il CIPE ha deliberato di assegnare all'Abruzzo fondi per 7 milioni di euro che saranno destinati a finanziare 11 progetti sul territorio regionale, la gran parte dei quali riguardanti l'edilizia scolastica. E quanto ha annunciato questa mattina a Pescara il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso. Tra gli interventi principali la realizzazione a Montesilvano della palestra del liceo scientifico per un importo di 1.400.000 euro. Stessa cifra più o meno a Pescara per la realizzazione della palestra del liceo scientifico Galilei. A Fossacesi invece finanziato il completamento del risanamento idrogeologico dell'area dell'abbazia di San Giovanni in Venere per 500.000 euro. Alla regione invece sono stati assegnati 600.000 euro per l'implementazione del progetto per la realizzazione della piattaforma telematica di acquisto. In questo caso c'è stata una provincia non interessata dal terremoto, che è la provincia di Pescara, io direi grazie a Dio, che aveva dei problemi di copertura finanziaria dell'edilizia scolastica, e abbiamo fatto segno su tre importanti risultati, gol. E poi abbiamo messo a segno altre risorse per una serie di comuni che stiamo rilevando nel dettaglio, per esempio un contributo straordinario per esigenze di edilizia scolastica a Roccaraso e poi investimenti nei singoli comuni. Abbiamo fatto noi richiesta per quanto riguarda Caramanico Terme, abbiamo fatto richiesta per quanto riguarda Tollo, abbiamo fatto richiesta per quanto riguarda Arielli, abbiamo fatto richiesta per quanto riguarda Cerchio, abbiamo avuto risorse su tutti i fronti. Il presidente D'Alfonso ha anche colto l'occasione per fare un intervento puntuale rispetto alla vicenda del gasdotto Snam in Valle Peligna. Queste le azioni che verranno messe in campo da parte di Regione Abruzzo. Si è pervenuti alla competenza del Consiglio dei Ministri in ragione dei dinieghi deliberati da Regione Abruzzo. Io opererò su due fronti. Sia sul fronte del TAR, con questa Costituzione, attraverso il meglio della professionalità nazionale, e poi opererò anche dal punto di vista politico ed istituzionale. Ripercorro la strada che ho seguito per quanto riguarda il no a Ombrina di Ferro. Andiamo avanti, adesso voltiamo pagina con la cronaca. Presunto caso di violenza sessuale su una giovane di 25 anni. L'episodio sarebbe accaduto nella notte tra il 23 e il 24 dicembre all'Aquila. La squadra mobile del capoluogo di regione sta ancora indagando. Sentiamo il servizio della redazione aquilana. Una brutta serata per una giovane ragazza di 25 anni che si è recata al pronto soccorso nella vigilia di Natale accusando un presunto caso di violenza sessuale. La squadra mobile dell'Aquila sta facendo tutte le indagini del caso cercando di ricostruire i fatti grazie all'aiuto delle telecamere che potrebbero permettere di ricostruire il tragitto fatto dall'automobile in cui si trovava la giovane ragazza. La 25enne, una volta recata al pronto soccorso, ha effettuato tutte le visite specialistiche ed è stata poi dimessa. Immediatamente è scattata la denuncia. Trattandosi di un caso così grave e delicato, non si conoscono ancora tutti i particolari, ma la squadra mobile, coordinata dal dottor Tommaso Niglio, sta lavorando per fare chiarezza. Andiamo avanti con la cronaca. Padre e figlia, rapinatori in banca arrestati dal nucleo operativo della compagnia di Pescara. I due, Antonio Tombion, 53 anni, e la figlia Roberta di Cappelle sul Tavo, 32enne, devono rispondere di rapina aggravata in concorso ai danni della BCC di Castiglione Messer Raimondo, agenzia di Elice, sempre in provincia di Pescara, che è stata commessa lo scorso 31 di agosto. Dalle indagini condotte dai carabinieri è emerso che Antonio Tombion ha ideato ed eseguito la rapina, mentre la figlia Roberta ha assunto il ruolo di complice. I carabinieri hanno così dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare detentiva emessa dal GIP del Tribunale di Pescara Elio Bongrazio su richiesta del PM Rosalba Di Stefano. A fine agosto il rapinatore con viso travisato e pistola alla mano ha minacciato i dipendenti possessandosi di circa 25.000 euro prima di dileguarsi a piedi, raggiungendo, come appurato dalle indagini dei militari, la figlia Roberta a bordo di un'autovettura Renault Kangoo bianca. Queste le risultanze delle immagini anche delle telecamere di videosorveglianza. L'uomo è stato trasferito
al carcere di San Donato a Pescara, mentre la figlia è stata posta ai domiciliari. Adesso voltiamo pagina, andiamo a vedere il bilancio di fine anno dell'ARTA con il direttore generale dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente Francesco Chiavaroli, che ha anche annunciato che nelle prime settimane del 2018 ci sarà un nuovo servizio in tempo reale per la pubblicazione dei dati sulla qualità dell'aria. Ascoltiamo l'intervista. L'ARTA, oltre che lavorare per le istituzioni pubbliche, contribuisce da pareri anche per l'avvio e la ristrutturazione di attività produttive. Ad esempio, nell'ultima settimana scorsa, nella settimana precedente a Natale, per dare così conoscenza ai cittadini un po' di tutte le attività di ARTA, noi abbiamo sottoscritto recentemente anche un'altra convenzione con Terna. Andremo a monitorare con la posizione di una nuova centralina ad Orsonia cosa succede in prossimità degli abitati interessati dalle linee elettriche, cioè sull'impollamento elettromagnetico, ed è una novità. Altra attività di ARTA è quella che dicevo prima, di assistenza alle imprese e alle attività produttive. È noto che all'Aquila, ad esempio, abbiamo avuto un ruolo determinante nell'apertura di Accord Phoenix, che è un'attività che si occupa all'interno dell'economia circolare di riciclo e riutilizzo di prodotti elettrodomestici, di cavi e di altro materiale. Altre due grandi direttrici dell'ARTA, la qualità delle acque e dell'aria. Sì. Per la prima, il Gran Sasso è sulla bocca di tutti. È una convivenza difficile, una cosa anomala, ma ce l'abbiamo. Sono tutte attività assolutamente necessarie per l'Abruzzo, sia quella dei laboratori di fisica e sia quella dell'autostrada. Bisogna farli convivere in maniera tale da non dare nessun problema né alla captazione, né al sistema viario e né alla ricerca scientifica. L'ultima, la qualità dell'aria, parliamo in particolare di Pescara, siamo sotto i livelli di guardia per gli sforamenti, siamo a 32 su 35. Qual è il consiglio che può dare ARTA alle amministrazioni per limitare l'inquinamento atmosferico? Dunque, dai dati di oggi, lo dicevamo prima, siamo a 32 sforamenti su 35 previsti nel ciclo annuale della normativa vigente. Il dato va letto in due modi, sia nel numero dei superamenti sia nella quantità del superamento. Nelle altre città italiane ci sono superamenti abbondanti del limite, a Pescara siamo appena sopra se parliamo di Pescara. Consiglio che ARTA può dare, che in base ai dati che noi diamo, in base ai dati storici e quelli del 2017, io consiglierei un po' ai comuni dell'area metropolitana di consorziarsi o di trovare un sistema che dia possibilità, nel momento in cui c'è necessità di adottare dei provvedimenti, che siano comuni un po' a tutti i comuni che gravitano su questo territorio. Adesso ci spostiamo a Lanciano, sono 1600 le firme raccolte da operatori sociosanitari e ausiliari a conclusione del sit-in di protesta che hanno effettuato all'esterno dell'ospedale Renzetti di Lanciano. Firme che i precari porteranno all'attenzione della regione e della ASL per chiedere, tra le altre cose, il riconoscimento dell'anzianità di servizio. Vediamo insieme il servizio. Oltre 1600 firme, questo è il risultato del presidio permanente e contestuale raccolta di firme davanti all'ospedale Renzetti di Lanciano per la protesta dei 150 lavoratori precari nei settori degli ausiliari e operatori sociosanitari in servizio nei presidi di Lanciano, Vasto e Chieti. I lavoratori, in maggioranza donne, assunti da aziende e cooperative esterne, chiedono il riconoscimento dell'anzianità di servizio per poter partecipare al concorso pubblico previsto per il 2018. Molti dipendenti esterni lavorano nella ASL anche da 15 anni. La richiesta è dunque quella di essere riassorbiti e che ai 150 lavoratori vengano riconosciuti gli stessi diritti dei colleghi strutturati con cui lavorano da anni fianco a fianco nelle strutture pubbliche ospedaliere, seppure con cooperative private. Le firme saranno ora consegnate all'assessore alla sanità Silvio Paolucci e all'ASL regionale. Daniele Moretti, responsabile comunicazione per l'Unione Sindacale di Base Abruzzo.
Presenteremo queste firme alla ASL e all'assessore regionale per la sanità Silvio Paolucci, al quale chiederemo di portare avanti e di mettere in pratica due modelli che sono già realtà. Il primo è quello della Regione Lazio, che con la legge 4 del febbraio 2017 ha riconosciuto l'anzianità di servizio al personale assunto da aziende e cooperative private che lavorano per i servizi in appalto dalle ASL. Il secondo modello è quello della Regione Puglia, che prevede la costituzione da parte della Regione e quindi della ASL di una società in-house providing, quindi partecipata al 100% dal pubblico, in un modello in stile Ecolan, che permetterebbe, andando a vedere dati appunto della Regione Puglia, che permetterebbe un rientro nel bilancio per i debiti e un servizio migliorato per la gestione, i diritti dei lavoratori e quindi di conseguenza anche la qualità del servizio per i cittadini. Torniamo all'Aquila, un sollevatore per l'utilizzo della piscina, è stato questo il regalo di fine anno da parte dell'amministrazione comunale nella piscina appunto dell'Aquila. Vediamo insieme il servizio di Germana Dorazio. La piscina comunale dell'Aquila da oggi ha un sollevatore che consentirà l'agevole e dignitoso utilizzo anche ai disabili, agli anziani e alle persone in riabilitazione motoria dell'uso della piscina stessa. La consegna è stata fatta dal sindaco dell'Aquila per Luigi Biondi alla presenza del vice sindaco Guido Quintino Liris e dell'assessore allo sport Alessandro Piccinini. Ringrazio coloro che hanno segnalato la necessità ai settori opere pubbliche e impiantistica sportiva che si sono impegnati affinché l'acquisto fosse effettuato in maniera celere, ha dichiarato il sindaco Biondi. Anche interventi di questa natura concorrono all'abbattimento delle barriere e riducono il grado di disabilità qualunque sia il genere. Vero è, dice Biondi, che la disabilità non indica più un assoluto della persona, ma attiene al rapporto tra la persona e il suo ambiente di riferimento. Se la dignità è una condizione di salute in un ambiente sfavorevole, dobbiamo continuare nella direzione di rendere la città accogliente. Il prossimo passo, ha concluso Biondi, sarà quello di istituire in comune l'ufficio del Disability Manager. Cambiamo decisamente pagina, una mostra di presepi dell'artista aquilano Piero Boschetti. I paesaggi d'Abruzzo diventano così presepi e questo ciò che ha voluto rappresentare l'artista facendo ricostruzioni di borghi significativi dell'Abruzzo con materiali semplici come il legno, il sughero o la pietra. Vediamo il servizio di Luciana Celeste. I paesaggi d'Abruzzo diventano presepi. Un'esposizione di presepi a Palazzo Fibbioni. Le creazioni artistiche sono state realizzate da Piero Boschetti e sono creazioni fatte con materiali semplici e naturali, come il legno, la pietra e il sughero. Si possono notare giochi di luce, musica e tanti piccoli particolari che rendono magiche queste creazioni. Nelle rappresentazioni di Piero Boschetti si possono ammirare i caratteristici borghi medievali d'Abruzzo, villaggi arroccati su cucuzzoli di montagne, scene che sanno di antico e ricordano momenti di vita vissuta, paesaggi e scorci di natura che evocano nel visitatore profonde emozioni. Le rappresentazioni hanno voluto dare molto risalto anche alla figura della donna. La spiritualità dell'Abruzzo intendo come intendiamo possa essere le nostre montagne, possono essere le montagne che danno quell'aspetto così bello come possa essere il Gran Sasso, il Sirente. Le montagne hanno una bellezza unica e quindi riportare nell'arte presepiale ci sta abbastanza bene, il pubblico li apprezza perché appunto ho riportato l'arte presepiale in queste bellissime montagne appenniniche. Adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dal calcio di Serie B questa sera.
alle 20:30 il Pescara ospita il Venezia per chiudere il 2017 anche il girone d'andata. Intanto sono già iniziate le grandi operazioni sul fronte mercato, valigie pronte per il centravanti Ganz e per il portiere Pigliacelli, mentre il difensore Cesare Bovo ieri è stato operato al ginocchio e resterà fuori un paio di mesi almeno. Ascoltiamo Andrea Costantini. Questa sera il Pescara spera di congedarsi dai propri tifosi con una vittoria. Una piccola soddisfazione per un pubblico che nel 2017 ha dovuto ingoiare tanti rospi. Una retrocessione, appena due vittorie in Serie A ed una ripartenza con Zeman in questa stagione di B costellata da problemi di chimica di squadra, gioco raramente espresso come vorrebbe il boemo e risultati complessivamente sotto le aspettative, con la panchina dello stesso Zeman che è stata pericolante negli ultimi giorni anche per via del botte risposta mediatico con il presidente Sebastiani. Tre punti rimetterebbero in parte a posto la classifica, regalerebbero una sosta più serena con il Delfino pronto a sferrare l'assalto ai playoff nel girone di ritorno. In società le operazioni in vista del mercato sono già iniziate. Retrocesso da titolare d'inizio stagione a Panchinaro, il portiere Mirko Pigliacelli potrebbe riaccasarsi alla Provercelli in prestito. Per l'estremo difensore si tratterebbe di un ritorno nella squadra piemontese nella quale ha militato nella stagione 2014-2015. Altro indiziato alla partenza, con la permanenza di Zeman sulla panchina del Delfino, è il centravanti Simone Andrea Ganz. L'attaccante, lasciato ai margini dal Boemo, fa gol all'Ascoli, ma sull'ex lariano fa un pensierino anche il Foggia di Stroppa, che già in estate si era inserito tra il Pescara e la Juventus prima della chiusura della trattativa. L'Atalanta, come ha detto Zeman in conferenza, rivuole indietro Valzania per poterlo girare in un club come il Carpi, che gli può garantire impiego maggiore rispetto a quanto avvenuto in Riva all'Adriatico. Un altro che rientrerà alla base, ovvero l'Atalanta, sarà Lattelat, mai impiegato in stagione in prima squadra. Per lui appena 4 presenze in primavera. Ma sono tanti altri i fronti da sviluppare. Zeman ha battuto tanto sul tasto della rosa troppo ampia, difficile da gestire, e la dirigenza biancazzurra dovrà adoperarsi per snellire e tanto l'organico. Argomenti che saranno ancora più attuali nei prossimi giorni. Questa sera intanto la partita col Venezia. Cesare Bovo non sarà neanche in panchina. Il difensore, disponibile a intermittenza quest'anno, è stato operato ieri per la pulizia della cartilagine del ginocchio destro. Starà fuori un paio di mesi. Ben Ali era finito sotto i ferri per un intervento alla mano la scorsa settimana e tornerà a disposizione probabilmente a febbraio. La partita di questa sera dovrebbe segnare il ritorno dal primo minuto di Proietti, mentre Valzania, forse la sua ultima in biancazzurro, dovrebbe essere preferito a Koulibaly. Nel Venezia out Falzerane Domizzi, recuperato in extremis Modolo, che dovrebbe spuntarla su Cernuto per un posto nella zona centrale della difesa. Fischio d'inizio alle ore 20:30 con la direzione di Abbattista di Molfetta. TV6 come sempre seguirà la partita con l'ultima puntata dell'anno di Diretta Stadio in onda a partire dalle ore 20. Restiamo sempre al calcio, adesso scendiamo di categoria, andiamo in Serie C per parlare del Teramo, grandi manovre di mercato anche in casa biancorossa, manovre che riguardano prevalentemente l'attacco. Ciro Foggia sembra il maggior indiziato alla partenza, mentre Barbuti, complice anche il contratto fino al 2019, dovrebbe restare alla corte di asta. Oggi o domani vertice di mercato, ma prima c'è la necessità di vendere anche e soprattutto per fare cassa. Sentiamo Jacopo Forcella. Più Foggia che Barbuti, questa sembra essere l'indicazione sulla cessione che viene dalle prime riunioni di mercato in casa Teramo. Le manovre per modificare il reparto avanzato di Antonino Asta prevedono certamente il sacrificio di una delle due punte. L'ex Melfi, finora in 16 presenze, ha messo insieme 3 reti, ma 2 su calcio di rigore, e in generale non ha mai davvero convinto, ed è per questo che l'allenatore nelle ultime uscite gli ha preferito Barbuti per disegnare la prima linea. L'eventuale risparmio sull'ingaggio del centravanti napoletano poi sarebbe dirottato su un profilo probabilmente differente. Magari un uomo più d'area di rigore, perché il Teramo in questo finale 2017 ha abbassato drasticamente il proprio baricentro. Anche a sinistra qualcosa andrà fatto. Pietrantonio rimarrà in organico perché è giovane e perché merita un'opportunità per poter dimostrare di valere il posto da titolare. Oggi o al massimo domani ci sarà un vertice della società biancorossa per stabilire le linee programmatiche di gennaio. Campitelli deciderà il budget per la campagna rafforzamento invernale,
considerando che non sarà un gennaio di spese pazze. Con quello a disposizione e coi risparmi derivanti da eventuali partenze, Repetto avrà a disposizione un tesoretto per potersi muovere, andando a prendere quelle due o tre pedine richieste dall'allenatore, che ha chiesto elementi specifici per determinate posizioni. Non più adattamenti dunque, i giocatori poliedrici vanno bene, ma adesso serve qualcosa di più. Ecco perché arriverà una prima punta, un esterno sinistro e un centrocampista offensivo. Tre ruoli da coprire, null'altro, almeno nelle intenzioni. Prima però le partenze, anche perché altrimenti i margini, già non amplissimi di manovra, si restringerebbero ulteriormente. Ed è per questo che il lavoro sarà serrato, anche perché il 21 gennaio si riparte contro il Vicenza e sarà un lunghissimo sprint fino al prossimo 6 maggio. E questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda il nostro telegiornale. Prima di salutarci vi ricordo ancora una volta l'appuntamento di questa sera con Diretta Stadio attorno alle 20, la trasmissione che seguirà tutti gli sviluppi della partita fra Pescara e Venezia, in programma all'Adriatico Cornacchia, come sempre in studio Andrea Costantini e dallo stadio Adriatico Paolo Renzetti. È davvero tutto, vi ricordo anche che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sulla nostra pagina YouTube. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.